Tino, non ci posso credere, Tino. Tino, non ci posso credere, Tino. Tino, non ci posso credere, Tino. Tino. Tino, non ci posso credere, Tino. Tino, non ci posso credere, Tino. Diesel 1579. Super 1,4 e 85. Grazie al cielo, grazie, grazie, grazie al cielo. Mi stavano crescendo i capelli. Sono anche un po' confuso. Stai leggendo come sto leggendo anch'io? Certo. 1579. 1,485 la super. GPL 6,49. È vero che il problema resta sempre il metano, che ma noi non ci possiamo fare niente. No, in questo caso non ti dà una mano. Non ti dà una mano. È proprio la sede centrale della catena di distributori, però a qualcuno lo devo abbracciare. Cioè, come siamo arrivati? Come è stato possibile? Devo abbracciare il signor Di Lello. Devo abbracciare il signor Di Lello. Signor Di Lello, si faccia abbracciare a nome di tutta la popolazione barese e quella in transito dappertutto. È vero o non è vero? Certo che è vero. Non riesco neanche a parlare. Cioè, il diesel sotto 1,60, 1,579, la super sotto 1,50. Ma dove vogliamo arrivare? Il Babbo Natale, i regali di Natale sta facendo al signor Di Lello. Così funziona? Eh sì. Ma perché non è tutto uguale il prezzo nei distributori anche della stessa? Perché c'è Babbo Natale e Babbo Natale. Dici tu, Babbo Natale che può e Babbo Natale che può meno, diciamo. No, così. Non è che può o non può, è volere o non volere. E ricordati che volere è potere, Tino, volere. Comunque io sono rimasto a scuola. Ma questa che state adesso caricando ha lo stesso prezzo di quella? Eh sì. Tino, prendi le taniche, riempi la vasca da bagno, fai qualunque cosa, perché pare che dicono che la Meloni voglia rimettere l'accisa per riportarla a 1,75, eh sì. No? È ma vero? È sicuro? Così dice il governo, che entro gennaio deve riportare le accise come erano. Deve aggiungere 18 centesimi che manca. E quindi approfittatene, avete le taniche grosse, i bidoni, riempiteli, quelli dell'olio, svuotateli, metteteli dentro il carburante. Vogliono essere accise, è vero, accise in tutti i sensi vogliono essere. Eppure il prezzo del barile è 82,90, dovrebbe stare a 1,20 la benzina adesso, ma non è che voglio dire, è vero o non è vero? Ma io non della fase commerciale non lo intendo, sa, chiaro, però chiaro, non lo sa, il discorso però, viene chiaro, no? Se tu fai 2 più 2 c'è un po' di speculazione. Qua c'è meno speculazione, dobbiamo dirlo, perché... No, ma la speculazione viene dai grossi petrolieri. Certo, che poi fanno arrivare i raffinati e non da noi. E quindi noi paghiamo, siamo accisi in uno tutti i sensi. Uno per arrivare a questi prezzi ci rimette dal suo guadagno. Deve rosicchiare esatto. Per arrivare a fare questi prezzi. Va bene. Tino, io volevo condividere con tutti i cittadini baresi che sulla Delfia Acquaviva, sulla provinciale, c'è un distributore dove ti strabuzza gli occhi, perché 1,579 il diesel, 1,485 la super, uno dei più bassi della provincia di Bari. E non solo, Tino, non solo. Questo ha lo stesso prezzo, però non c'è ancora l'accisa dentro. Non l'avete corretta ancora con l'accisa, no? No, questa è già compresa di accisa. È già compresa di accisa, sì, già accisa. Il prezzo alla bandiera è quello. Il prezzo alla bandiera. Ma tutta la rete di Lella è così. Però fatti abbracciare, ti devo abbracciare. Tanti auguri. Grazie, grazie. Uno lo dovevo abbracciare. Come fai a non abbracciarlo? Come fai a non abbracciarlo? Anche lei è rimasto scioccato. Da che cosa? Dal prezzo dei carburanti. Non sono rimasto scioccato. No. Assolutamente perché no. Perché dice così? Perché, c'è comunque speculazione, comunque sia, dato il prezzo del barile dovrebbe stare molto meno. Però era da una vita che non la vedevo a meno di 1,60 il gasolio. Io guardi, sono un agente di commercio, quindi giro moltissimo. Quanto ne paga, non si sa. Rifornirsi all'erogatore. Questa è una famiglia da mantenere. È una famiglia da mantenere, è vero, è vero, è una famiglia da mantenere. L'agente di commercio è disilluso.
però vederla a meno di 1,60 il gasolio è bellissimo, è vero, è bello, e magari scende ancora, per me ancora, ancora però pare che mo arrivano i 18 centesimi di accise ancora una volta, secondo me grazie alla Melone che sta lì. Che cosa, che arriveranno di nuovo le accise? No, andrà ancora, deve scendere ancora, dice che lo farà scendere, secondo me sì, perché vedo qualcosa che è positivo, io la vedo così. Quanto ha fatto? Ho messo poco perché non ho più, se no mettevo anche 50. Ho messo 10. Solo 10, ma approfitti di questi prezzi. E non ho la quantità per metterli. E essere sincero è la cosa più bella oggi. Tino, perché non è facile, non è facile. Non è facile. Non è facile, lo so, però hai visto, c'è qualcuno che è disilluso, l'agente di commercio, invece il signore che fa nella vita è pensionato. Sì. Pensionato, e invece ha visto il gasolio a meno di 1,60. Mi sono fermato subito. Di nuovo, una buona giornata. Dovevo trovare condivisione in questa mia gioia. Senti, non ci posso credere. Fatti abbracciare anche tu. Fatti abbracciare. Inserire banconote. Hai visto il prezzo? Stai mandando messaggi nel gruppo, è vero? Per dire che la benzina sta sotto 1,50 e il gasolio sotto 1,60. Assurdo. È vero. Pazzesco. Cioè, vi prego, riportatela presto più in là, perché non siamo abituati, italiani no, non sono abituati, infatti. È vero. Stamattina mi ha preso un colpo. Quando l'hai visto? Ho visto che hai sbandato con la macchina mentre stavi entrando. È vero, ma arriveranno però fare le accise di nuovo. Così ho sentito. Che stai facendo? Hai preso le taniche, hai preso tutto quanto. Io per fortuna vado a GPL. Che comunque, cioè, tutta la sera. Che fortuna, guarda. È vero. Però comunque è aumentato. Tra l'altro, vabbè. Avvisano i gruppi, metti sì, che siamo sotto. Stavi mandando i messaggi. Signora, si è commossa anche lei. Sì. Per il prezzo, si è commossa anche lei. Sotto 1,60, questa va a gasolio a super. È super. Ancora sotto 1,50. Infatti, io sotto 1,50. Non ci posso credere. L'italiano medio ringrazia fino all'aumento prossimo, però nel frattempo ringrazia, anche se dovrebbe costare di meno. Dato il prezzo del barile, c'è un po' di speculazione, Di no, però vuoi mettere il pricio di mettere il gasolio, e lo facciamo. Calma. Inserire banconote o carte. Vedi più buco, eh? Fanno lo sborone, ma è pieno? Ovvio. Senti com'era vuoto. Bravo. Inserire banconote. E va. A scialare. 1,579. Lo scialo proprio, Tino. Lo scialo. Con disinvoltura lo fai. Cioè stai qua tranquillo. Non stai a bestemmiare tutta la generazione, cioè, capito? Stai tranquillo. Mica tanto, lo so Tino, perché effettivamente dovrebbe costare persino di meno, almeno tra l'1,20 e l'1,30, no? Rispetto a tutta la situazione generale, al prezzo del barile, però bisogna accontentarsi, Tino, perché tra un po' probabilmente aumenterà di nuovo. Nel giro di qualche mese, sono passato qualche settimana, sono passato 1,8. Tino, va avanti là, cioè scorre che è una bellezza, scorre alla grande, scorre. Non fai neanche a te, 65, 66, 67. Come fare in tasca? Fino all'ultima goccia, fino all'ultima goccia, deve stare, cioè io non ci posso credere, va bene. Signori, 1,579, 1,485. Champagne.